regime democratico non può in alcuna misura rimanere tale se non assicura ai propri cittadini la possibilità di partecipare consapevolmente alla vita e alle scelte della collettività. E per farlo è necessario che ciascun individuo abbia accesso ad un'informazione libera e plurale. Lo strumento attraverso il quale si traduce poi in realtà l'imprescindibile diritto di costruirsi poi la propria opinione, di capire, di conoscere. Chiediamo quindi agli operatori dell'informazione un grande rigore deontologico. Ci aspettiamo che raccontino la verità senza compromessi quando essa viene celata da interessi personali che inquinano gli interessi della collettività. Che siano il pungolo dei potenti, che con le loro penne rompano il muro dell'omertà che mina il pieno funzionamento della democrazia. Adempiere a questo importantissimo compito però espone ad alcuni rischi che molti dei vostri colleghi hanno purtroppo sperimentato sulla propria pelle. Consentitemi di ricordare i 28 giornalisti uccisi proprio perché la loro voce, libera e autorevole, dava fastidio e per questa andava ridotta al silenzio. Le loro vicende ci aiutano anche a non abbassare la guardia sulle decine, centinaia di casi in cui i giornalisti, spesso cronisti locali, freelance, oggetto di minacce, aggressioni e delegittimazioni. Ringrazio il Senato e il Presidente del Senato per l'onore che ci fa ogni anno e anche più volte l'anno di ospitarci in incontri di questo tipo e per l'attenzione che dà a questi problemi con una sensibilità che non è solo politica ma anche umana. La nostra associazione Ossigeno per l'Informazione ha creato appunto un osservatorio che documenta questi fatti di cui si trova poca traccia sui giornali e lo fa pubblicamente. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo elencato i nomi di 3.200 blogger e giornalisti italiani che hanno subito queste violenze, queste intimidazioni, questi abusi. Non è un caso che qui il titolo è Formazione e diritto violabile, punto di domanda. Nei tribunali italiani, nelle corti di giustizia italiana non vengono applicati. Quando si processa un giornalista per diffamazione, non vengono applicati i principi giuridici affermati dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Pensiamo che il nostro diritto costituzionale alla libertà di espressione non ha una tutela nei codici, il giornalista non è tutelato, l'informazione non è tutelata, la parola informazione non compare nella Costituzione. Quando parlo con politici, ministri, eccetera, eccetera, dicono sì, la libertà di espressione, ma ci sono limiti, non dobbiamo... C'è un'ossessione con il limite, ma non c'è un'ossessione con la regola generale. Non c'è una vera responsabilità, una vera volontà politica di cambiare le leggi, di creare nuove leggi, nuovi strumenti per proteggere i giornalisti, cambiare leggi, fa un po' di paura. E allora per questo motivo è meglio di avere le cose come stanno. Più c'è prossimità al potere, più c'è minaccia per chi fa informazione. È la prossimità al potere la fonte della minaccia. Io so che nella nostra categoria ci sono tante persone a schiena diritta, capaci di un'informazione libera e di un servizio vero ai cittadini, però mi rendo anche conto che viviamo su una china rischiosa, nella quale la pressione sui singoli giornalisti, soprattutto quando sono soli, diventa insopportabile e a volte resistere significa mettere in gioco la stessa sopravvivenza di tanti colleghi. Io penso che sia un diritto inviolabile, ma un diritto vulnerabile, purtroppo. E lo penso non tanto dalla parte di noi informatori, quanto dalla parte di coloro che hanno diritto ad essere informati compiutamente, invece viviamo nel tempo dell'informazione sommaria, che diventa anche una mezza informazione e a volte una caricatura dell'informazione. Il nostro impegno non può limitarsi alla giornata di oggi, ma deve essere costante in ogni circostanza. Ne va della nostra democrazia, della qualità del dibattito pubblico,
in breve del nostro futuro. Io auguro a tutti i giornalisti buon lavoro e anche a voi di Ossigeno che ancora vi impegnate sempre di più sui vostri temi preferiti. Grazie per la possibilità di ancora una volta essere qui presente.